Diolo, Romain Peste, TFT, l'alternativa principale, poi Rio Murtas, vediamo la fase di lancio. Con il tentativo esterno, l'errore di Rouen Peste, TFT, che Numero cercava di 3, Rouen replicare a Rhythm Pest, Blues, TFT che è partita fortissimo. squalificato. Rhythm Blues conquista così il comando nei confronti di Rio Murtas. In vantaggio dunque Rhythm Blues, che completa i 200 iniziali in 14-9. Presto all'esterno si porta Ralph Lauren, che attacca, ma Rhythm Blues intende correre evidentemente al comando. Replica l'avversario e il 400 vengono volati via in 29 secco. A contatto cerca di rimanere Rio Murtas. Intanto Ralph Lauren insiste ancora. Reineland per corsie esterne a sua volta, più indietro Robin Udo M. Rivelino. Vediamo intanto il passaggio ai 600 con Ralph Lauren proteso all'esterno di Rhythm Blues, 43-9. 600 quindi molto molto svelti. E Ralph Lauren ora si è adeguato all'esterno di Rhythm Blues, che ha sempre in scia Rio Murtas, mentre sposta anche Raden Skadagi in anticipo su Reineland. Più indietro seguono Robin Udo M e Rivelino, 59 secco per i primi 800 di gara, con Ralph Lauren che prova nuovamente a riportarsi sotto, ma Rhythm Blues completa il chilometro in uno svelto 1:15:06. C'è lo scatto in terza corsia di Raden Skadagi. Raden Skadagi viene via decisa a 500 dalla conclusione, si porta in breve su Rhythm Blues. La pariglia a 450 dall'arrivo, a contatto resta Rio Murtas, poi Robin Udo M, anche Rivelino si inserisce all'interno. Cavalli a 300 dalla conclusione con Rhythm Blues che controlla la situazione. All'esterno è sempre Raden Skadagi, a contatto Rio Murtas, poi Robin Udo e Rivelino. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Rhythm Blues in vantaggio. Rio Murtas che va per corsie interne. Lo scatto di Rio Murtas all'interno, si avvantaggia Rio Murtas nel finale. Passa e viene a vincere netto, mentre la lotta per il secondo posto vede emergere all'interno Rivelino su Robin Udo M. Il successo per Rio Murtas e Antonio Greppi, che sfrutta l'andatura di Rhythm Blues soprattutto nel primo chilometro. E poi scatta in open stretch per venire a vincere, come da tema classico qui a Cesena. Rio Murtas e Antonio Greppi a segno, il secondo posto all'interno per Rivelino, che la fa tutta per corsie interne, e alla fine riesce a prevalere su Rhythm Blues, battuta anche da Robin Udo M. Andiamo a rivedere le fasi finali. Rio Murtas e Antonio Greppi a segno. Ancora per il training di Fulvio Bellucci, ancora per il signor Silvestre Carlisi e per la Finauto Sport. Andiamo a rivedere le fasi conclusive. Il bel successo per Rio Murtas, che torna così alla vittoria. Secondo posto all'interno per Rivelino, che precede Robin Udo M.